Amiche e amici di Sport Più TV, si è appena concluso l'incontro tra la Reale Mutua Torino 81 Ire nella Canottieri Napoli 9-8 con una vittoria arrivata a 4 centesimi dalla fine. Jacopo, sei stato fantastico, ma tutta la squadra questa sera, avete avuto un cuore incredibile, sotto 3-0 avete recuperato e lottato veramente fino all'ultimo istante. Sì, noi siamo partiti male, però ci abbiamo creduto fino alla fine, sotto questo pubblico che ci ha dato una grandissima mano, era l'uomo in più, era doveroso per noi ma anche per loro andare a gara 3, ce la giocheremo fino alla fine perché abbiamo lavorato tanto durante l'anno per arrivare fin qua e andiamo giù e cerchiamo di fare il massimo. A Napoli c'è stato meno 2, qui cioè meno 2 per voi, qui più 1, quindi e se sono sicuramente due squadre che si equivalgono. Sì, 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 il risultato lo dice, siamo due squadre sullo stesso livello, infatti le partite sono sul punto a punto e vincerà chi sbaglia di meno, chi prende un gol in meno, perché alla fine queste partite qua si vincono in difesa. Simone Aversa, inutile nasconderlo, abbiamo sofferto, ho sofferto con voi perché una partita così bella, intensa, con un cuore così grande non si vede sempre. Sì, sono queste le partite che ci piace giocare a fine stagione, dove viene poi un po' fuori tutto quello che abbiamo dentro da spendere ed è il frutto poi di un lavoro di 10 mesi, e quando riesci a portare a casa il risultato anche a 0.4 è una soddisfazione in più. Però devo dire che sono orgoglioso della partita dei ragazzi e sarei stato lo stesso orgoglioso se avessimo perso, perché i ragazzi oggi hanno veramente gettato, come si dice, il cuore oltre l'ostacolo, ci hanno creduto sempre, sotto 3-0 non si sono disuniti e piano piano l'abbiamo ricucita al secondo tempo, e poi secondo me avremmo potuto forse mettere in cassaforte il risultato un pelo prima, ma loro non hanno mollato e hanno sfruttato tutte le occasioni che hanno avuto, giustamente, perché è un'ottima squadra la Canottieri. Però ovviamente abbiamo riaperto i giochi e siamo contenti di andarci a giocare gara 3 a Napoli. Enzo Massa, complimenti a tutte e due le squadre, anche alla vostra, perché fa incazzare perdere a 4 centesimi dalla fine, ma è stata una partita meravigliosa. Sì, sono due squadre più o meno che si equivalgono, quindi sapevo che la partita era dura. È peccato perderla così sinceramente all'ultimo secondo, però nello sport ci sta, accettiamo il verdetto e aspettiamo la bella sabato prossimo a Napoli. Dovessi cambiare qualcosa della partita di questa sera? Ma guarda, personalmente niente, perché tutto bene sinceramente, comunque è stato un bello spettacolo per la pallanuoto italiana, anche sabato scorso a Napoli è stata un'altra bella partita, quindi questo è un buon auspicio per noi addetti ai lavori. Effettivamente non ci sono stati isterismi, nessun fallo inutile, una gran bella partita, grazie a voi, perché la pallanuoto grazie a queste squadre può trovare solo nuovi proseliti. Guarda, una cosa che mi preme, quando i giocatori si rispettano nell'acqua, questo perché rispecchiano gli allenatori. Simone è una bravissima persona, quindi ho visto che c'è stata grande fair play in acqua, è una partita proprio dura ma ai limiti, quindi perfetta. Enzo Massa, esattamente come Simone, in bocca al lupo e vinca il migliore sabato. Ok, crepi.